Puoi aspettare tanto, tanto tempo, prima che in cielo accada qualcosa di più dello scorrere delle nuvole e delle luci del nord, che corrono come brividi pungenti. Il sole e la luna si incrociano, ma non si toccano mai, né fuoriescono fiamme, né si scontrano violentemente. Sembra che i pianeti si incontrino nei loro tragitti, ma non accade nulla, non viene fatto nessun male. Possiamo tranquillamente continuare la nostra vita e guardare ovunque tranne che alle stelle, alla luna e al sole, perché abbiamo bisogno di colpi e di cambiamenti per non impazzire. È vero che la siccità più lunga finirà in pioggia e che la pace più lunga in Cina finirà in conflitto. Ma verrà deluso chi resterà sveglio nella speranza di veder rompere la calma del cielo di fronte a lui nella sua vita. Quella calma sembra proprio essere certa fino all'ultima notte.